Ora. Rielaborare il pensiero esternandolo senza condizionamenti. È la nostra ultima opportunità per riappropriarci dell'ormai perduta libertà. Si rinforza il senso dell'arte proprio quando l'artista perde il suo ruolo sociale. Scalzato, denigrato, ricondotto ad ordinario saltimbanco, ritrova se stesso in un'estetica che cambia forma. A, B, C, D, E, tutto il comprensorio. Torno a casa, la sera sono stanca, accendo il TG3. Mani in salatina, ma tanto dimagrisco. Aspetto Conte, Conte che fa? Esce, non esce, vada, non vada. Crisi di governo, gli stati generali, l'ondata di ritorno del coronavirus e femminicidio di turno. Oddio, mi risquilla il telefono. Si rielabora, partendo dal basso, dalla confusione, dalla periferia. Si invertono i significati, si dà vita finalmente alla concretizzazione di geometrie non euclidee. L'artista è stato dimenticato, adesso urliamo con tutto il fiato. E chi l'avrebbe mai immaginato che la poesia cambierà il mondo? Yo! Alziamo il pugno da lontano, quando ci incontriamo, le strade torneranno nostre, questo lo giuriamo, con ogni mezzo necessario resistiamo. Nella città fantasma puntano solo gli occhi quando ci guardiamo, ci aiutiamo così tanto che ce la facciamo, siamo lupi solitari, avanziamo piano. Nella città fantasma, e se al posto di Roma fosse stato Remo a spuntarla, sarebbe sorta Remoria? Una città che nega se stessa e che così facendo inverte non solo il corso della storia, ma i significati che a questa storia hanno dato forma. Mobili acque che vivono nelle piazze e le scale che sembrano modellate su acque cadenti. Tanto stranamente un gradino scivola dall'alto come onda da onda. Schiavi alle male della luce, e vorrei benedire anche voi, o piccole stelle scintillanti, lucciole sublimi, e sentirmi beato dei doni di luce che prodigate. Ma io vivo della mia propria luce. La bambina è apparsa a Roma per diventare sbagliata. Un posto non si trova nella tua città. Resisti.